Le meteoriti sono rocce di origine extraterrestre che vengono catturate dal campo gravitazionale terrestre e raggiungono la superficie senza subire distruzione completa. Cosa succede? Ci sono questi frammenti che rappresentano parti di asteroidi, di comete o di altri pianeti che vagano per il Sistema Solare. Quando passano troppo vicini al nostro pianeta Terra vengono catturati appunto dalla gravità terrestre, ma prima di giungere sulla superficie terrestre incontrano quella che è l'atmosfera. E quindi qui, dovuto al mix di alte velocità e forte attrito subito, subiscono un processo di fusione. Ecco che nascono le cosiddette meteore oppure le stelle cadenti, quelle cose classiche che si vedono durante le notti d'estate. Quindi queste scie luminose non sono altro che l'oggetto che, mentre attraversa l'atmosfera terrestre per il fortissimo attrito e il calore che ne genera, subiscono fenomeni di fusione parziale. Se l'oggetto è sufficientemente grande, giunge a terra e nasce così il meteorite. Come si riconosce una meteorite rispetto a una roccia terrestre? La caratteristica principale delle meteoriti è proprio dovuta al viaggio che fanno, quindi all'attraversamento in atmosfera. Il processo di fusione parziale subito da queste rocce di origine extraterrestre fa sì che nella parte più esterna si formi una sottilissima crosta di fusione, caratterizzata da un colore brunastro scuro. È un aspetto estremamente pellicolare, molto sottile, che caratterizza soltanto la parte più esterna, mentre all'interno la meteorite mantiene tutte le caratteristiche strutturali, tessiturali e mineralogiche originali. L'altra caratteristica che fa sì di distinguere le rocce terrestri da quelle extraterrestri è la proprietà magnetica. La maggior parte delle meteoriti è caratterizzata da avere proprietà magnetiche e quindi può essere attirata tranquillamente da una calamita. Poi non si può apprezzare per video, ma l'altra caratteristica finale è la densità, quindi a parità di volume con una roccia terrestre la meteorite risulta estremamente più pesante, quindi al tatto è un'altra caratteristica che aiuta. L'Antartide è un posto privilegiato per la ricerca delle meteoriti per tre diverse motivazioni. La prima fra tutte è il contrasto cromatico: meteorite scura su ghiaccio bianco aiuta immensamente la ricerca da parte degli scienziati. In secondo luogo è la tipologia di clima: siamo in un ambiente desertico, oltretutto un deserto freddo, quindi le basse temperature e l'assenza di acqua allo stato liquido fa sì che queste rocce si preservino inalterate fino ad 1 milione di anni. Infine, le meteoriti che sono cadute nel corso dei milioni di anni su tutta la calotta antartica, per meccanismi di dinamica glaciale, vengono raccolte in zone estremamente concentrate di pochi chilometri quadrati, le cosiddette trappole per meteoriti. Perché è importante studiare le meteoriti? Perché ci danno delle informazioni importantissime sulla nascita e sull'evoluzione del nostro sistema solare, e ce lo danno in una maniera estremamente economica. L'alternativa è quella di mettere su delle missioni spaziali per poter andare a cercare queste rocce, queste informazioni direttamente nello spazio. Invece il nostro sistema solare ci regala in modo gratuito questi sassi spaziali, e quindi è estremamente più economico andare in Antartide, appunto punto privilegiato, e ricercarli direttamente. Le meteoriti sono di tanti tipi, quindi le informazioni sono molteplici. Le meteoriti più antiche sono le cosiddette condriti e rappresentano degli asteroidi indifferenziati, quindi delle porzioni estremamente primitive del nostro sistema solare, e sono datate tutte all'incirca 4-6 miliardi di anni fa. Quindi ci danno informazioni importanti sulla nascita del nostro sistema solare. Le altre tipologie invece sono le cosiddette acondriti o meteoriti di tipo ferroso, e queste ci danno invece informazioni sull'evoluzione dei corpi celesti che caratterizzano il nostro sistema solare. Quindi di questa enorme famiglia fanno parte anche le cosiddette meteoriti lunari e marziane, che sono state ritrovate anche in Antartide, e le leghe metalliche rappresentano le meteoriti ferrose, che sono fatte da ferro e nickel e sono gli analoghi del nostro nucleo terrestre. Le meteoriti vengono conservate presso il Museo Nazionale dell'Antartide, che si occupa della ridistribuzione a tutta la comunità scientifica.